Ciao a tutti, io sono Cree e bentornati ad un gioco che vi farà venire fame. Sì, siamo su Buona Pizza, Grande Pizza. Anche questa volta mi sono portato avanti. Sono arrivato fino al giorno 45 e devo dire che se prima pensavo che questo gioco fosse rilassante, adesso le ho un po' di meno. Per certe richieste che fanno i clienti bisogna essere concentrati. Comunque il capitolo 2 sembra essere più lungo del capitolo 1, quindi ci vorrà ancora un po' prima che arrivo al capitolo 3. Ma ci sono delle novità. Vediamole insieme. Notiziario. Siamo spiacenti di informarvi che oggi non abbiamo notizie. Di recente capita spesso, eh? Si sono stancati di scrivere le notizie. Peccato. Eccoci qua. È una disgrazia non ordinare peperoni e funghi. Va bene. Per quanto riguarda la storia, cosa è successo? Vi ricordate che Alicante aveva chiuso la sua pizzeria? Bene, adesso quella pizzeria è stata comprata dall'organizzazione della pizza che avevamo visto al telegiornale nello scorso episodio. E alcuni membri di questa organizzazione sono anche venuti a provare la nostra pizza, che ci hanno detto, sì, la pizza è ottima, però noi potremmo darti qualche condimento in più. Così ho praticamente avuto la possibilità, ovviamente pagando, di sbloccare nuovi condimenti. Peccato. Ho sbagliato qualcosa? Voglio una frittata. Non ho capito nulla. Cipolla, funghi, salsiccia, bacon, prosciutto. Capisci? Frittata. Va bene. Ha detto cipolla, funghi, salsiccia, bacon e prosciutto. Cipolla, funghi, salsiccia, bacon e prosciutto. Cipolla, bacon, funghi, poi mi ricordo aveva detto prosciutto, cos'altro? Salsiccia, prima che me la dimentico. Se no ci sono troppe poche cose sulla pizza. Sono quasi senza soldi appunto perché ho dovuto spendere tutto ciò che avevo per sbloccare i condimenti. Pesto, acciughe, ananas. Abbastanza semplice. Sicura? Rispetto agli ordini che mi fanno di solito, a volte c'è anche chi mi chiede tre pizze da fare, metà e metà, cose assurde. Beh, qualche volta per fortuna ci sono anche questi ordini semplici. Una boccata d'aria, insomma. Peccato per quell'errore di prima. Se no sarebbe stata una giornata perfetta. Beh dai, almeno qualcosa oggi si è guadagnato. Riparazioni? Devo riparare il forno. Praticamente è andato via quello che ho guadagnato oggi. Se non avessi fatto quell'errore all'inizio, lì ci ho perso tanto. Giorno dopo. Strano. Di solito è pieno di notizie. Sono ironico, eh. Oink oink, prendo il prosciutto. Oh, e potrei averla tagliata a metà? Mettila in forno due volte. Va bene. Prosciutto. Un altro ordine semplice. Ma dove sono gli ordini con tre pizze che mi facevano prima? Quelli che proprio ti fanno impazzire. Ecco qua. La mia vita è stata una schifo fino a questa pizza. Mamma mia. Voglio una pizza che sia metà marinaio, salato, metà maialino fruttato. Non ho capito nulla. Ma non voglio nessuno degli ingredienti della pizza sogno verde. Precisamente metà olive acciughe e metà peperoni, ananas, salami piccante, eccetera eccetera. Ma senza peperoni. E allora non me li dire i peperoni.
Mamma mia, ma non ti danno un pochettino troppo poco tempo per metterci su tutte queste cose? Voglio dire, penso di essere stato anche abbastanza veloce. Sì, ok, ho chiesto l'indizio, ma comunque poco tempo, eh? Per tutte le cose che mi ha chiesto di metterci sopra. È solo 1 euro di mancia, quindi così così. Ah, è già arrivato l'amico. Anche qua non si capisce nulla. Ho bisogno di una metà di 4 pizze e salame piccante. Metà 4 pizze di salame piccante? Hanno usato Google Traduttore? Cioè, io la faccio così. E vedo se è questa che vuole. Non penso che voglia un bambino 4 pizze. Poi tra l'altro vedo che il tempo è poco. Ne vuole 4? Ma serio? Io le preparo anche, eh. Prima volta che mi capita una persona che ne chiede 4. Sarebbe un record. No, ne vuole 2. Non mi sembra giusto, tornerò più tardi. Però non ha chieso il reso, eh. Secondo me andando avanti si sbloccheranno altri condimenti. Il che mi preoccupa. Va bene, dai. Sarebbe potuto andare meglio, però non posso lamentarmi. L'importante è chiudere la giornata in positivo. Oh, notizie, incredibile! Nuotate anche voi, come piccoli pesciolini, verso il grande sapore del Festival delle Acciughe? Dal nostro sponsor, Grafico della Pizza. Pianifica, diagramma e analizza le tue esperienze con la pizza. Sì, adesso c'è anche un sito dove ci danno tipo le valutazioni ai clienti, io tipo 4 stelle. Non so nemmeno a cosa serve però. Il ragazzo di prima ci ha lasciato una recensione di un cuore perché ha fallito il compito di matematica. Però le pizze te le sei prese, e hai pagato. Ma dai! Cioè, se hai fallito il compito di matematica è perché ti è piaciuta la pizza, ti sei distratto. Colpa tua che non hai studiato. Eccolo qua, quello con le 3 pizze. Allora, io metto salsa su tutte. Sperando che ci vada la salsa su tutte. Potrei aver fatto un errore. Mozzarella. Mozzarella. Allora, 2 con la mozzarella. Poi olive, peperoni, ananas. Che confusione. E melanzane. Questa è solo la prima. Palla ben cotta, quindi la devo cuocere 2 volte. Poi, seconda. Mozzarella, salame piccante, salsicce, pancetta acciughe. Mamma mia, che casino. Teoricamente so già che ho sbagliato, perché la salsa non andava su tutte le pizze. Però dai, non penso che si arrabbi per una cosa del genere. Dopotutto erano delle pizze abbastanza complicate. Dai, meno 25! Ma come? Te l'ho messo il prosciutto cotto? Te l'ho messo! Sono riuscito a fare solo 3 clienti oggi. Molto male. E finisce la giornata. Meno 5. Però guardando i video posso recuperare. Sì, diciamo che va bene. Eccolo qua uno. È uno dell'organizzazione. I Salsayers. Penso che ci sia qualcosa di equivoco in te. E voglio che tu lo dimostri. Cosa vuoi? Mostrami una pizza come una spiaggia deserta. Pesci che nuotano nel mare e non un'anima sulla sabbia. Cioè, io te la faccio così. Però ha detto pesci che nuotano nel mare. Potrebbe volere la salsa. Ma io non ho nulla d'azzurro. Prova a fargliela così. Al massimo queste sfide si possono riprovare. La soddisfazione del cliente non scende sempre al 100%. Così la volevi? No. Devo riprovare. Prova a farla con la salsa. Forse così lo preferisce.
A meno che non vuole metà salsa con i pesci e metà focaccia, così da rappresentare il mare e la spiaggia. Sì, sono un po' dei tipi strani questi. L'ultima volta è venuta anche una capra a farmi una richiesta, che ovviamente, non sapendo parlare, è stato un pochettino complicato. No, nemmeno questa va bene. Dai, dammi un indizio. Oh, metà con le acciughe in un oceano di salsa. Metà con niente su di essa. Avevo ragione. È quello che avrei provato ora, però. Quindi dai, un pochettino indovinato. È come l'hai detta tu stavolta, eh? Va bene, mi hai conquistato. Vado a prenderti delle acciughe così fresche che ne sarà come se siano state Sì, insomma, questa roba qua. Sto cercando di addestrare una foca. Voglio solo acciughe sull'impasto. Nessun problema. Mi chiedo come questo ti aiuti ad addestrare la foca, ma lo saprai tu. Cosa ne so io dopo tutto di foche? Ma come, la mangi te la pizza, non la foca? Pensavo che era per addestrare la foca. A pelo. Ah, però al pesto. Vabbè, te lo metto sopra. Non lo noterà. Una con tutte le carni e una con tutto il resto? Proprio una roba semplice da fare sulla fine, eh? Tutte le carni. Dai, è solo un errorino. Chi la nota la salsa di pomodoro sotto il pesto? Pronte! Qui serve una mega mancia, per aver chiesto due pizze del genere. 6 euro di mancia. Fare richieste così complicate e farle giuste. Abbiamo tenuto aperto la pizzeria oltre le 9 apposta per lei. Tutto sommato una giornata niente male. Ma io vi dico che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. Io sono davvero curioso di sapere dove vuole andare a parare la trama di questo gioco, perché per il momento è davvero strana e devo essere sincero, un po' mi manca Alicante con i suoi terribili commenti sulla nostra pizza. Era un po' rude, ma non era cattivo. Ma per ora io vi saluto. Ciao!